sono lontani. Allora, intanto benvenuti, e siamo lieti oggi in questi spazi di ospitare Ivan Vandor, etnomusicologo, direttore di importanti istituzioni musicali di rilievo internazionale e italiano di adozione. Il maestro Ivan Vandor è autore di brani che spaziano dal jazz alla musica d'arte, dalle colonne sonore per il cinema della musica elettronica, e vanta collaborazioni con registi quali Michelangelo Antonioni. Questo incontro è, diciamo così, propedeutico, per così dire, al concerto di questa sera del Quartetto Klimt. Il concerto avrà luogo all'interno del programma dei concerti della Normale, e uno dei pezzi del repertorio che verrà eseguito stasera dal quartetto è appunto stato scritto dal maestro Vandor, e quindi lascio a lui la parola. Tante grazie. Mi scuso subito perché ho perduto la voce 2 giorni fa e ancora mi ha fatto il dispetto di non volere tornare, quindi spero che si senta, va bene così? Ecco, vede. Deve mettere a posto? Ah, no, scusatemi, volevo ringraziare prima di tutto la Normale per avermi invitato, nella persona della dottoressa Guidi e il dottor Ventrella, che mi ha appena presentato con alcune inesattezze, se mi è permesso dire. Di musica elettronica io non so assolutamente nulla, non me ne sono mai occupato. Di musica da film mi è capitato di farne, sì è vero, con Antonioni anche, Elio Petri così, ma unicamente non è la mia vena, diciamo, unicamente perché da giovane cercavo di guadagnare qualche cosa di più, cosa che non mi è riuscita perché erano tutti film, come dicevo oggi alla dottoressa Guidi, tutti film intellettuali e di pochissima cassetta, quindi ecco, per quello che riguarda il jazz sì, ma permettetemi innanzitutto di presentarmi un po' meglio, e poi sono un compositore principalmente, quindi questo, ecco, io appartengo, posso alzarmi forse? Non va bene così? Si sente, no? Perché registrano. Sì, d'accordo. Dunque, prima di passare alle musiche mie in particolare al pezzo di questa sera, vorrei presentare me, in fondo non ci conosciamo, non mi conoscete. Io, in poche parole, appartengo ad una famiglia ebraica ungherese, così come, non so, Scholti, il grande direttore d'orchestra, Ligeti, il grande compositore, Kertész, il premio Nobel per la letteratura e tanti altri, ma insomma, famiglie in cui la cultura, come forse sapete chi ha letto di Stefan Zweig, quel famoso libro che parla della Vienna e dell'impero austro-ungarico, della cultura così, così diffusa nelle famiglie benestanti ebraiche. Infatti la mia casa era piena di libri, mio padre suonava il violino come amatore, mia madre il pianoforte, e quindi sono cresciuto così. Quando avevo 7 anni siamo venuti in Italia. Hanno offerto un lavoro a mio padre di ufficio viaggi, quindi non c'entrava nulla con la musica in Italia, ma io sono stato cacciato dalle scuole, non parlavo l'italiano ancora, perché avevo dato dello scemo a Mussolini per un puro caso, perché ho litigato con un bambino che poi si è rivelato essere il figlio del segretario nazionale del partito fascista italiano. E allora volevano cacciare tutta la famiglia per questo dall'Italia, e mio padre è riuscito ad avere un patto, e siamo riusciti a rimanere, ma a patto che questo orribilmente temibile bambino non frequentasse le scuole italiane. E infatti io
non sono andato in nessuna scuola italiana, da dove quindi ho ancora dei dubbi, a volte aggiro le frasi quando ho dei dubbi su condizionali, congiuntivi e così. Però veniva una deliziosa ragazza ad insegnarmi le cose e quando avevo 8 anni o 9 già conoscevo, grazie a lei, pittori del Rinascimento, e questo era molto bello, insomma, sono stato benissimo, senza amici ma molto bene. Poi alla fine della guerra ho fatto le scuole francesi, dove hanno vissuto a Parigi i miei, dove si sono sposati, era la seconda lingua, insomma, in famiglia. Intanto avevo cominciato lo studio del violino, poi del pianoforte, poi della composizione, e poi all'età di 15 e 16 anni una delle prime grandi rivelazioni, oltre alla musica di per sé naturalmente, che è stato il jazz. Allora ho preso il sassofono assieme ad un gruppo di amici, chi clarinetto, chi pianoforte, e fondammo la prima orchestra Dixieland in Italia, che si era chiamata Roman New Orleans Jazz Band. Questo nel 48, quindi avevo 16 anni, e quindi suonavo il jazz. Dopo però ho ripreso i miei studi musicali, e sono finito nella classe di Goffredo Petrassi al Conservatorio di Santa Cecilia. Alcuni di voi sapranno che è stato uno dei più importanti compositori italiani del XX secolo. Quindi devo a lui molto. Del resto anche ho visto che è stato qui Ennio Morricone, che conosco da, ecco, lui è un compositore di musica da film, ma insomma ha studiato con Petrassi, lui è uscito prima che io entrassi per una questione anagrafica, credo, ma anche ecco qua. E poi ho cominciato ad avere premi internazionali di concorsi internazionali di composizione. Il primo nel 61 fu un premio della Società Italiana di Musica Contemporanea, fu una sorta di piccolo scandalo perché il secondo, io ricevetti il primo premio, il secondo andò, ahimè, a Karlheinz Stockhausen. Ora avrebbe dovuto essere il contrario, naturalmente, e quindi non mi fece un buona propaganda questa, perché sembrava che Elliot Carter, in effetti, che è un grande compositore, morto adesso a 102 anni, mi pare, o 3, americano, insistette molto su questa soluzione di questo concorso. Evidentemente detestava Stockhausen, insomma, ma io non c'entravo nulla. Comunque è stato un buon inizio, malgrado tutto. E poi altri premi internazionali. E dopodiché feci parte di gruppi di improvvisazione, non di jazz, ma di improvvisazione. Uno, il più importante, era Musica Elettronica Viva, MEV. Io suonavo, era elettronica viva, perché qualcheduno al Moog Synthesizer trasformava i suoni che noi producevamo. Musica elettronica viva, erano 4 compositori americani più io, e 4 compositori americani, questo era il 64-65, e loro avevano i capelli lunghi, jeans, così. Io invece ero esattamente come adesso, e la gente non capiva perché alla Salle Pleyel, per esempio a Parigi, che cosa c'entrava questo qui che suonava così, con i capelli normali, eccetera. Beh, noi lo sapevamo, ma il pubblico non capiva, insomma. E dopo, intanto, mi ero interessato moltissimo alle musiche delle civiltà non europee. È una vecchia curiosità, amore per i tibetani, per la cultura tibetana, prese la forma di un interesse per la musica dei monaci tibetani, di cui non si sapeva assolutamente nulla, che è una musica estremamente strana, e mi incuriosiva quali potevano essere le leggi che la governavano, come ogni musica è governata, c'è una struttura di una certa logica,
Quindi anche questa, che sembra una cacofonia orribile, doveva avere le proprie leggi che nessuno conosceva e mi incuriosiva molto. Allora sono andato a studiare l'etnomusicologia, questa è la disciplina che si occupava allora e si occupa ancora delle musiche non europee. Adesso è un po' diverso, ha abbracciato anche una sorta di sociologia della musica, antropologia culturale della musica, questo, insomma. E poi ho fatto la mia ricerca nell'Himalaya fino a 4.000 metri d'altezza, io che non ho mai camminato, ma lì invece sì, non ho avuto nessun problema, vecchi monasteri tibetani a studiare questa musica, e ho scoperto che la cosa migliore naturalmente non è quella di fare domande, perché fate questo, come funziona questo e così via, ma di imparare a suonare, o di cercare di imparare a suonare gli strumenti musicali, e lì vengono fuori delle scoperte, per esempio che ci sono dei patterns, qual è il termine, delle regole, insomma delle formule, ecco, ogni strumento ha delle formule, un insieme di formule che hanno un nome, quindi è concettualizzato. Per saperne di più c'è un mio libro introduttivo, detto così sembra che faccia la pubblicità, credo che sia esaurito e introvabile, ma insomma, comunque, Buchet Chastel, La musique du bouddhisme tibétain, ecco. Pubblicato nel 74, dove spiego come funziona questa musica, insomma. E soprattutto la musica strumentale dei monasteri tibetani. Durante tutto questo periodo, però, ho sempre continuato a scrivere musica. Dunque, poi dopo questa ricerca, dopo questo libro, immediatamente dopo, Alain Danielou, che era un grosso signore, forse alcuni di voi conoscono il nome, un indianologo specializzato nella musica indiana, ma orientale in genere, mi chiamò per fare il suo vice e poi per sostituirlo alla direzione dell'Istituto Internazionale di Studi Musicali Comparati a Berlino, che allora era ancora Berlino Ovest, dove ho passato 8 anni e mezzo. Finalmente sono riuscito a fuggire, e non sapevo se andare in Francia, dove avevo delle possibilità di insegnamento, o in Italia, dove avevo i miei vecchi amici. Franco Donatoni, un illustre compositore italiano, mi disse: devi andare ad insegnare a Bologna, dove cercano qualcuno, e così fu. E nell'83 tornai in Italia. Ho insegnato a Bologna, poi Santa Cecilia, a Roma, ho scritto musica e oggi sono qui. Ho il piacere di raccontarvi tutto questo e la storia finisce per ora. Adesso ho preparato delle musiche da farvi ascoltare, mie, tra cui l'ultimo sarà quello che ascolterete se ci sarete, se non sarete totalmente disgustati da quello che ascolterete adesso, questa sera al concerto. Un attimo. Prima però voglio farvi ascoltare altre cose, se siete d'accordo, non tantissime, ma un pezzo per esempio per pianoforte e orchestra del 91, mi pare, eseguito benissimo da un pianista che purtroppo non c'è più, che si chiamava Giuseppe Scotese, e diretto da Daniele Gatti con l'orchestra della Radio di Milano. Poi dopo non ci sono più orchestre, c'è un'orchestra sola delle radio italiane. Allora c'erano varie orchestre, era un paese dal punto di vista musicale apparentemente più civile, ma insomma così stanno le cose. Ecco, quello è il numero uno del disco, poi c'è scritto, il titolo è Fantasie. Ah, volevo dirvi solo, scusi, un momento, perché vedo il mio nome lì scritto all'ungherese, come è giusto. In Ungheria si mette come in Giappone, si mette il cognome prima del nome, ma insomma gli accenti sono giusti.
ma io non sono nato con quel nome, come molti ebrei ungheresi si sono, come si diceva in Ungheria allora, ungheresizzato il nome, il loro cognome. Quelli che ho citato prima, Scholti, Ligeti, Kertész, sono nomi tipicamente ungheresi, ma forse i loro genitori o loro da bambini, come nel caso mio, non avevano quel nome. Infatti io sono nato Weiss, che in Ungheria è un tipico nome ebraico, come alcuni colori sono tipici nomi ebraici, Roth, Joseph Roth, Philip Roth in America, oppure non so, Grün è un altro cognome ebraico e così via. Vuol dire verde, no? In tedesco. Ecco, quindi volevo solo aggiungere questa vicissitudine. Allora il numero uno, grazie, pianoforte e orchestra. È un pezzo unico, senza movimenti, sono all'interno varie sezioni, ecco, sono delle variazioni. Thank you.
Vi volevo dire, ho dimenticato di dirvelo prima, forse avrei fatto meglio dirvelo prima, ma tutto è contenuto nella parte iniziale del pianoforte solo. Che cosa vuol dire? Questo è difficile spiegarvelo così senza un pianoforte, ma inventando qualcosa. Mettiamo che gli elementi iniziali siano, ecco, queste tre cose, mettiamo. Bene, se io, musicalmente parlando, e chiedo alla vostra immaginazione adesso, ma se io faccio così, è sempre la stessa cosa, eppure non è la stessa cosa. Se io faccio così, è la stessa cosa, ma non è così. Se poi questo lo tolgo e restano solo questi due, anche, oppure se capovolgo questo. Voglio dire, ci sono mille permutazioni possibili, sempre della stessa struttura, naturalmente. Poi, se ci sono cose più complesse, per esempio questo, più questo, allora ci sono mille altre combinazioni. Le cose, voglio dire, le note, il rapporto fra le note, gli intervalli e le strutture, che possono essere due, tre, quattro intervalli messi insieme o immediatamente successivi, possono creare una quantità infinita di trasformazioni. Ecco, solo questo è un principio basilare della musica, naturalmente, lo sapevate, ma mi sono permesso di ricordarvelo. Ecco. Sì, sentiamo allora il pezzo di questa sera, credo. Sì, perché è passato il tempo. Dunque, questo è un... questa volta non dimenticherò di dirvi due parole prima. Clavier Quartet, che è un... vuol dire, beh, in tedesco naturalmente, è un quartetto con pianoforte, non quartetto più pianoforte, ma quartetto che include il pianoforte, cioè pianoforte, violino, viola, violoncello.
è dedicato al quartetto Klimt, che eseguirà questa sera questo pezzo, ed è un pezzo classico. Allora, invece di tutte queste virgolette complicazioni, come abbiamo ascoltato adesso, qui la cosa sembra complicata, ma è molto semplice, almeno per chi l'ha scritta, perché è, in questo senso è più tradizionale, il che vuol dire che è bitematico, è la forma sonata, tema A e tema B. Il tema A è vero che contiene due cose, due elementi, cosa è una parola orribile, ma è un termine orribile, due elementi. Uno fatto, lo sentirete all'inizio, il pianoforte con delle note molto lunghe che si perdono un po', quello è il tema A, assieme a dei giochi, diciamo, degli archi. Quel tema A poi ritorna in vari modi. Ecco. Il secondo è completamente diverso, come nella forma sonata classica, Haydn, Mozart, Beethoven e così via. Ed è la trasformazione di un vecchio canto ebraico, ma questo è una... è un segreto della cucina, insomma, non, forse non ha importanza. Per me sì, ma insomma, ecco. Ma si nota, è proprio un'altra cosa, ed è il tema B. E poi si combinano e poi il pezzo, se Dio vuole, finisce. Ecco, prego. Allora, la Vir Quartet, vero? Mi dispiace per la voce.
grazie molto. Non so se ci sono delle domande. Forse ci sono delle domande. Forse non ci sono delle domande. Sì, prego, prego. Ma questa è la domanda più difficile da rispondere. Come faccio? Quanto tempo ci metto? Non... Non la sento bene. Come fa a trovare l'ispirazione? Lei prima ha detto che ci ha parlato della sua esperienza di improvvisazione. Ecco, un'altra domanda, correlata da di prima, è se lei prima ha l'idea e poi la mette in musica. Non improvviso, voglio dire, quello quando vengono le idee, poi uno cerca, non so, è difficile da rispondere, sa? Sembra una domanda facile, ma ogni volta è diverso innanzitutto. E può venire un'idea e allora uno prende un appunto. Se l'idea viene... ma viene in una certa atmosfera interiore, si intende, allora poi si mette a punto, forse non si è sempre soddisfatti della prima versione di come viene l'idea, allora si cerca. Beh, un esempio straordinario è Beethoven, che aveva i suoi appunti e per arrivare alla finale definizione ultima di un tema, ci sono mille schizzi, mille prove, mille cambiamenti, piccoli minuti, e quindi dipende, a volte viene di getto, a volte è un'atmosfera, a volte è impalpabile, a volte è preciso. Come ci vengono le idee, in fondo, le idee non musicali, no? Non so se ho risposto esaurientemente, non credo, perché è impossibile, credo. Sì, prego. Quest'opera nasce conoscendo già quelle che erano le caratteristiche del quartetto a cui poi è stato dedicato, che poi l'ha portato sulla scena, o è stato un momento secondario? Cioè prima nasce l'opera, dopodiché si tenta di individuare chi può eseguire. Beh, questo varia da autore a autore. Nel caso mio posso solo dire che se io so che scrivo per un flauto, le idee che mi vengono sono per un flauto. Non sono astratte e poi le faccio suonare da un flauto. A volte può capitare, a volte no, dipende. Quando è un solista in particolare può capitare, non è detto che capiti, può. Ecco, sì. Insomma, è il suono che stimola, nel caso mio, è la qualità timbrica di quello strumento o di quegli strumenti che fanno parte dello stimolo dell'invenzione, ecco. Possiamo salutarci e io vi ringrazio moltissimo per la pazienza. E, allora spero questa sera, forse così siete meglio preparati per questo pezzo. E poi c'è altro, io non ho visto il programma. Qual è il programma? Brahms, Beethoven? Ah, questa sera fanno Dvořák? Ah, ecco. Sì, ho già sentito Schumann e Dvořák.
Dvořák. Poi le lascio una copia del, grazie, sì, 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 del programma generale, ce l'abbiamo di là. Ecco, ecco, sì, 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 benissimo. Grazie. D'accordo. Grazie ancora, davvero.